Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme i progetti pubblicati sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 7 al 13 settembre e scopriremo anche nuove colorazioni e un nuovo filato che in realtà già conoscete, ma con una piccola variante che sono certa vi stupirà. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto. Eccoci qui al primo progetto di quest'oggi. Come sapete, il primo rimanda solitamente ad un tutorial e quello di oggi è della Fata Tuttofare ed è la sciarpa Anthony più un altro per quanto riguarda il cappello che però voglio che scopriate voi. Allora, chi ci presenta quest'oggi questo progetto è Elena Rain o Rain, non so adesso se l'ha scritto insomma in questo modo per avere una dicitura un po' più italiana o più English. Comunque Elena ha presentato questo progetto, quindi questo cappello con questa sciarpa. Ci ha raccontato che le è stato commissionato da una sua amica proprio per un bimbo di circa 2 anni e lei ha utilizzato il Chuck. La sua amica ha scelto il Chuck Batik nella versione nera, che è questa, bellissima. Allora, ci ha detto che si è trovata molto bene con questo filato, che lo ha lavorato davvero in maniera molto semplice, scorrevole, oltretutto l'ha trovato molto morbido. Ha seguito i tutorial di Maria Grazia Dottore, si è trovata benissimo, ma questa, insomma, come sapete, non è una novità. E ha utilizzato l'uncinetto numero 3 per quanto riguarda il cappello, in modo tale da avere dei punti un po' più stretti, proprio per dare una maggiore compattezza a ciò che stava realizzando. E invece l'uncinetto numero 4 per quanto riguarda la sciarpa, che è quella della sciarpa Anthony, per dare, diciamo, una maggiore morbidezza e anche avvolgenza alla sciarpa stessa. E ci ha detto che per realizzarli, ovviamente questo su un bambino, ha utilizzato un gomitolo per ogni prodotto, quindi un totale di 2 gomitoli, davvero molto economico, e su un adulto però suggerisce magari 2 gomitoli. Poi cos'altro ci ha detto? Ci ha raccontato che ha lavato anche il prodotto prima ancora di consegnarlo in lavatrice ed è rimasto tutto perfettamente intatto. Ma d'altronde, insomma, il Chuck Batik è una garanzia, è un filato davvero meraviglioso che vi consente di realizzare dei capi sfumati che donano un'avvolgenza proprio a chi li indossa. E poi oltretutto, non so se li avete visti, ma ci sono dei nuovi colori meravigliosi. Vediamoli tutti ad uno perché meritano davvero di essere visti. Eccolo qua, il Chuck Batik, questo 100% top acrilico, credetemi, davvero morbidissimo, che ha il peso di 100 grammi per 380 metri, che consigliamo di lavorare con ferri 3-3,5 oppure uncinetto numero 4. I colori disponibili sono i seguenti, alcuni già li conoscete, altri li conoscerete quest'oggi qualora non li aveste già visti sul nostro sito. Sono l'azzurro, il beige, il cielo, poi abbiamo il lilla, cerco di farvi vedere tutte le varie sfumature, eccole qua, poi abbiamo il nero, poi il party, eccolo qua, guardate quanti colori che ha, poi abbiamo il pink, eccolo, poi ancora il rosa, poi il rosso che è stato da poco riassortito, eccolo qua. Poi questo, che è uno dei miei preferiti, che è il terra. Poi infine abbiamo il turchese, eccolo qua. E per ultimo il verde. Ma quanto sono belli questi colori, mamma mia, stupendi. Io ho già il mio preferito, voglio che poi mi diciate il vostro, ma adesso passiamo al secondo progetto. Il
il secondo progetto di quest'oggi è di Chris Chris, che ha realizzato questa meravigliosa ghirlanda per dare il benvenuto alla piccolina in arrivo di una sua carissima amica. Ci ha detto che si è trovata benissimo a realizzare questo meraviglioso, non fiocco, ma bensì anello nascita, e benissimo con i prodotti che ha utilizzato, e che le è piaciuto davvero tanto farlo, così come è piaciuto anche alla sua amica. Insomma, è stato un regalo davvero molto apprezzato, e anche Chris Chris l'ha apprezzato così tanto che, se avesse potuto, ci ha raccontato che l'avrebbe fatto anche per sé. Peccato che ormai, ahimè, la sua piccolina è diventata una giovane donna e quindi non è più possibile. Ci ha detto che l'effetto è wow, testuali parole, e lo crediamo senz'altro, e che è anche un'ottima idea, infatti un consiglio che insieme a Chris Chris diamo a tutte voi per, come diciamo, idea regalo da dare ad una quasi neo mamma. Lei, per realizzare questa ghirlanda, ha utilizzato questo, che è l'anello in polistirolo, e poi davvero molto semplicemente ha avvolto il tutto con il baby koi, con il baby cake, scusate. Lei ha scelto il rosa, trattandosi di una femminuccia, ma insomma le colorazioni da utilizzare sia per maschi che per femmine, grazie alla vasta gamma di colori disponibili del baby cake, insomma, sono tanti. E infatti qui ad esempio abbiamo preso anche il baby cake panna. E poi ha fatto tutte queste piccole decorazioni con l'amanda, infatti noi abbiamo preso questa variante sfumata gialla, appunto, magari abbiamo pensato una ghirlanda fatta con il panna, con decorazioni con questo amanda sfumato giallo, e poi l'altro filato che ha utilizzato Chris Chris sempre per delle decorazioni è stato Liggy, e quindi abbiamo pensato magari un bel Liggy verde per dare un bel fiocco, un bel anello nascita colorato. Facciamo quindi davvero i nostri complimenti a Chris Chris, perché ci ha dato davvero un'ottima idea. Ovviamente Chris Chris, per realizzare questa ghirlanda, ha acquistato i prodotti da noi. E quindi, come sapete, nel secondo progetto parliamo solitamente dell'assistenza. E quindi, come acquistare sul nostro sito? Allora, è un discorso un po' lungo che avremo modo di affrontare puntata dopo puntata, ma iniziamo proprio dalle basi, vale a dire come ci si registra, perché la prima cosa da fare per acquistare sul nostro sito è registrarsi, e le scelte sono due: ci si può registrare come cliente e come ospite. Vediamo insieme nel dettaglio. Per registrarsi come ospite, la strada da percorrere è una sola, vale a dire inserire i prodotti nel carrello, cliccare su procedi con l'ordine, controllare di aver inserito tutti i prodotti correttamente, perché una volta concluso l'ordine non è possibile apportare aggiunte o sostituzioni o modifiche comunque di nessun genere. Cliccare quindi su procedi con l'ordine e arrivare a questa schermata, una informazioni personali. Arrivati a questo punto, per chi decide di registrarsi come ospite, i campi da compilare sono signore o signora, insomma il titolo sociale, il nome, il cognome e l'indirizzo mail, e nient'altro. E poi continuate e cliccate su continua. Per chi invece intende registrarsi come cliente e quindi creare un vero e proprio account, in questo caso le strade da percorrere possono essere due. La prima è quella di arrivare sempre alla voce 1 informazioni personali, inserire il titolo sociale, il nome, il cognome, l'indirizzo mail e, per chi, ripeto, intende registrarsi come cliente, anche la password. La data di nascita è opzionale, e poi cliccare su continua. L'altra strada da poter percorrere per effettuare una registrazione è quella di effettuarla prima ancora di aver inserito i prodotti nel carrello, e quindi andare sul nostro sito www.tessilan.com e cliccare su registrati qui, compilando quindi sempre il titolo sociale, il nome, il cognome, l'indirizzo mail e la password, e poi cliccare su salva. Allora, analizziamo la differenza adesso tra cosa comporta registrarsi come cliente e cosa invece come ospite. La differenza in teoria sta semplicemente in una password, come avete potuto vedere. Per chi si registra come ospite non inserisce la password, per chi come cliente invece sì. Però praticamente in realtà la differenza è sostanziale, vi spiego. Per chi si registra come ospite, appunto, inserisce il nome, il cognome, l'indirizzo mail, effettua l'ordine e nient'altro. Per chi si registra come cliente invece, crea un vero e proprio account come cliente.
Ciò cosa significa? Che quindi crea una sorta di cartella con all'interno tutti gli ordini che effettuerà o che ha effettuato. Quindi quando volete sapere quando avete effettuato un ordine, il prodotto che avete acquistato o magari state facendo un lavoro, vi è piaciuto tanto, volete riproporlo per una vostra amica ma non vi ricordate qual è il colore esatto, ecco, ricercando tra i vari ordini del vostro account riuscireste a sapere anche questo. Insomma, è una cosa del tutto vostra. Oltretutto comporta dei servizi in più. Come sapete, Tessiland non è un'azienda che vi tempesta di mail riempiendo la vostra cartella di posta in arrivo nel vostro appunto indirizzo mail, ma bensì inviamo poche semplici mail necessarie solo quando, se ci sono offerte, oppure quando c'è la conferma dell'ordine, quando parte l'ordine o comunque eventuali segnalazioni, nient'altro. Però per chi si registra come cliente, quindi crea questo account, i servizi che offre Tessiland sono diversi, cosa che ovviamente per chi si registra come ospite non sono compresi, perché non è proprio possibile riaccedere al proprio account senza avere una password. Per chi appunto inserisce la password e quindi crea questo account, usufruisce di questi servizi, accumula i punti fedeltà di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi fin dal primo ordine viene dato automaticamente questa Fidelity Card e quindi accumulate correttamente i punti fedeltà, e oltretutto si può usufruire anche di un altro servizio quale il reso gratuito, quindi potete accedere, e soprattutto il primo reso ha le spese di spedizione gratuite, quindi del tutto a nostro carico. Quindi come potete vedere, insomma, la differenza tra i due è sostanziale. Quindi qualora doveste appunto registrarvi per una prima volta, valutate insomma le varie opzioni. Ma una volta effettuato l'accesso, o meglio una volta registrati, come si effettua l'accesso sul nostro sito per chi ovviamente si è registrato come cliente? Vediamolo insieme. I modi per effettuare l'accesso per chi ha creato un account e quindi si è registrato come cliente, i modi possono essere due. O effettuare l'accesso prima ancora di inserire i prodotti nel carrello e quindi cliccare qui alla voce accedi e inserire indirizzo mail e password e poi cliccare quindi su accedi. Per chi invece non ha effettuato questo passaggio e quindi ha già inserito i prodotti all'interno del carrello, arriva, come già sapete, a questa sezione 1 informazioni personali. Per chi ha già l'account, ovviamente, non ha bisogno di registrarsi nuovamente e quindi deve cliccare su accedi qui e inserire indirizzo mail e password e poi cliccare su continua e automaticamente entrerete nel vostro account. Ecco, io spero davvero di avervi chiarito, perché probabilmente questa è la domanda che più ci ponete, quindi come effettuare l'accesso una volta registrati come cliente. Mi auguro davvero che questo video possa esservi utile. Adesso passiamo al terzo progetto, che come sapete è la foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Eccoci qua, siamo giunti al terzo progetto, vale a dire quello che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata, e questa volta c'è un meraviglioso ritorno, che è quello di Vera Dal Mare, che abbiamo già visto nelle precedenti puntate sempre come colei che ha ottenuto più mi piace durante la settimana. Allora, questa volta la vediamo perché ha pubblicato un tutorial che vi invito senz'altro a vedere sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, in cui ci mostra dettagliatamente come realizza il punto petalo. Vera, devo dire che ogni volta insomma ci dà dei nuovi spunti e delle nuove idee, e questa volta appunto ha realizzato una meravigliosa sciarpa appunto a punto petalo con il Bravissimo. Lei ha scelto la versione bianca proprio per dare questa sorta di luce meravigliosa, avvolgente e candida attorno a sé. Secondo lei il punto petalo è un punto che può essere utilizzato per sciarpe ovviamente, ma anche per maglioncini o anche copertine, e le abbiamo chiesto anche se secondo lei potesse esserci qualche colore che potesse mettere particolarmente in risalto questo punto, e ci ha detto che in realtà un po' tutti i colori, però ha detto senz'altro che il Bravissimo è un filato molto che si adatta benissimo a questa tipologia di lavorazione. Oltretutto lei, come potrete vedere anche nel video,
ha utilizzato i ferri numero 6, quindi ben più grandi rispetto a quelli che consigliamo. Noi solitamente consigliamo i ferri 3,5-4, e quindi questo ovviamente ha permesso di far sì che la sciarpa fosse anche più leggera e più avvolgente, proprio perché i punti sono lavorati con ferri un po' più grandi. Quindi davvero complimenti per l'ennesima volta, Vera dal Mare, e vediamo poi se nei prossimi tutorial, insomma, ci darà qualche altro spunto, qualche altro idea. E adesso passiamo però ad un filato che è una new entry, che un po' non lo è, vabbè, faccio prima a farvelo vedere. Eccoci qua. Allora, non vedevo l'ora di presentarvi questo filato, perché è davvero in esclusiva per Tessiland, e oggi ve lo presentiamo in anteprimissima proprio. Allora, quest'oggi vi presentiamo, sono certa che per le più esperte avrete già riconosciuto almeno di quale filato stiamo parlando. Parliamo del Baby K, questa volta però nella versione luxe. Quindi immaginate i capi che avete già realizzato con la versione lurex. Un capo sicuramente molto più elegante, ma con questo pizzico di lucentezza che però non vi farà, diciamo, passare dalla parte del kitsch. Allora, il Baby K luxe insieme al Baby K, come sapete, fanno parte della nostra linea Lana Baby, di cui abbiamo parlato abbondantemente già la scorsa puntata. Come sapete, la lana, meglio il prestigio della lana, dipende molto dalla provenienza, dalla lunghezza, dalla porzione di tossatura sull'animale, da insomma vari fattori. Per quanto riguarda il Baby K luxe, e quindi anche il Baby K, possiamo dire che le fibre utilizzate, le composizioni che compongono appunto questo filato, sono del tutto naturali e vengono oltretutto vaporizzate. Quindi ciò cosa significa? Che le fibre, come si dice in gergo, ormai lo avrete imparato anche voi, esplodono, dando quindi questo effetto molto morbido, lucido e vaporoso al filato. Oltretutto il Baby K, così come il Baby K luxe, sono protetti da questa sorta di pellicola, da questa sorta di film, che quindi fa sì che il gomitolo, ogni singolo gomitolo, venga protetto dagli agenti esterni e quindi possa arrivare in maniera del tutto, diciamo, pura direttamente a casa vostra. Con il Baby K luxe insieme al Baby K potete realizzare capi per i più grandi ma anche per i più piccini, quindi ben vengano maglioncini, cardigan, ma anche copertine. È un filato davvero molto bello, di cui vedrete davvero la morbidezza, la lucentezza e il suo essere così soffice, in particolare, non solo, in particolare dopo alcuni lavaggi. È davvero una garanzia. Insomma, questi sono alcuni colori, poi vedrete con il tempo se ce ne saranno altri, se alcuni saranno confermati, però andava detta questa anteprima perché davvero ne vale la pena. Ci avevate chiesto un filato che già conoscevate, quindi una sorta di garanzia, come appunto il Baby K con l'aggiunta dell'Urex. Ecco appunto, ecco a voi il Baby K Lux. Eccoci qua, anche questa puntata si è conclusa. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, davvero. E vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare quella meravigliosa campanellina, così ogni volta che ci sarà Tessiland Condivision, ma anche Tessiland News, mi auguro che l'abbiate vista con la grandissima Rosaria, che ogni volta ci dà delle meravigliose idee, dei nuovi spunti moda e tendenza, perché ogni volta appunto analizziamo nel dettaglio tutti i nuovi articoli Tessiland, quindi davvero non perdetevela. Di iscrivervi appunto a YouTube, di cliccare mi piace, di iscrivervi a tutti gli altri social, quindi Facebook, o meglio di Maya, Instagram, Pinterest e TikTok, di commentare sotto questo video se avete dei suggerimenti o avete bisogno di chiarimenti, di seguire i link che ci sono sotto il video, in modo tale da conoscere per bene nel dettaglio tutti i prodotti che avete visto quest'oggi. Basta, abbiamo concluso, è stata una puntata molto ricca, poi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, e ci vediamo giovedì prossimo alle 15. Ciao!